L'attuale pandemia ha portato un ribaltamento dei modelli organizzativi e ha dato un'accelerazione impensabile in tempi normali al tema del lavoro agile. Rispetto a quello che abbiamo vissuto pre-Covid, oggi le organizzazioni si stanno spostando verso un nuovo modello che prevede un 50-60% del tempo in smart working e la rimanente parte in azienda. Quindi un modello completamente ribaltato rispetto al passato. Però è importante fare attenzione a ciò che stiamo vivendo oggi, che non è un vero smart working, ma è più adeguato chiamarlo remote working e forzato, tra l'altro, dove viene meno la volontarietà e viene meno anche il tema della flessibilità sul dove, come e quando. Allora, prestare attenzione a questo aspetto e avere una chiara consapevolezza ci permette di evitare di rovinare anche quello che è l'immaginario comune positivo rispetto al tema dello smart working e soprattutto agire, mettere in atto degli strumenti adeguati a gestire la situazione. Ed è per questo che ci siamo confrontati, proprio su questo tema che ci siamo confrontati nel webinar Supporto ai collaboratori in situazioni di emergenza e in particolare con il focus sullo smart working. In questo incontro con i manager che hanno partecipato ci siamo concentrati a ragionare sia sui vantaggi, che sono tantissimi, ma soprattutto sui possibili rischi che possono arrivare da un lavoro agile se non gestito adeguatamente. E sicuramente c'è un tema legato a possibili rischi individuali, pensiamo al tema workaholism e possibile burnout. C'è un tema di work-life balance e difficoltà nel gestire sia gli impegni lavorativi che gli impegni familiari, anche in un contesto mutato di fatto, no? In tema di servizi, scuole aperte o chiuse, quindi lezioni da casa e quant'altro. Un problema di isolamento sociale con conseguenti ricadute sia a livello psichico ma anche fisico, quindi di scarso movimento. Ci sono poi dei possibili rischi a livello aziendale o di mercato del lavoro. Pensiamo a tutto il tema dell'indebolimento del senso di appartenenza e delle relazioni tra colleghi. Un possibile rischio all'individualizzazione, al fatto di non riuscire a percepire anche il contributo che i colleghi danno al risultato finale. C'è un tema di diversity e di scarsa visibilità. Pensiamo per esempio ai nuovi entrati, ai giovani, ma anche alle figure, alle donne, no? Di scarsa visibilità del proprio ruolo verso agli occhi del vertice, no? Quindi difficoltà anche nei percorsi di carriera. E poi ci sono delle possibili ricadute negative sulla comunità. Pensiamo a come lo scenario che stiamo vivendo sta stravolgendo l'equilibrio tra centro e periferia e tutto quello che concerne i servizi, le ristorazioni, i mezzi di trasporto e anche tutto quello che è il tema di un welfare, un benessere della persona e della comunità di riferimento in cui l'azienda magari si inserisce. Allora, a partire da questi possibili rischi, con le manager presenti nel gruppo di lavoro, abbiamo provato a identificare dei piccoli passi che possono essere fatti, delle attenzioni da fare, sia nel breve, poi anche nel medio periodo. E innanzitutto è emerso l'importanza di darsi delle regole chiare, di pianificare i tempi, no? Tempi per le riunioni, tempi per la riflessione, perché e per gli aspetti più operativi, ma anche tempi per se stessi, per il benessere, per l'esercizio fisico. Darsi delle policy, delle prassi che siano applicate omogeneamente in tutta l'organizzazione. Cogliere l'opportunità di questo momento per rivedere anche i processi, perché tutto sommato il fatto che si è sempre fatto in un certo modo non è la regola, no? Questo contesto in cui stiamo vivendo è anche l'occasione per rivedere i processi e capire se si possono fare delle cose diversamente, magari in modo più efficace ed efficiente. Rivedere alcune strategie di welfare, quindi magari spostando quella che è stata l'attenzione in passato verso il flexible benefit e magari orientarsi di più verso dei servizi che garantiscano la salute delle persone, la protezione, il benessere, anche dello spazio in cui, seppur da casa, la persona vive. E magari anche spingere verso la nascita di più spazi di co-working, perché non è detto che lo spazio fisico a casa sia adeguato effettivamente a un lavoro agile. Favorire la socialità, questo è un tema fondamentale, non solo per una questione di evitare l'isolamento sociale, ma anche per creare team building, creare senso di appartenenza, cosa che è ancora più efficace se tutto questo e tutte le azioni di cui ho parlato
si radicano pienamente all'interno di una cultura aziendale, di una strategia ben chiara e soprattutto di un commitment forte che chiama in causa tutte le figure aziendali, uomini o donne, dal top management all'ultimo arrivato in azienda.